end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway. Ma abbracci, vabbè, dai, per una carezza, dai. Gruppo Idee di Bibbia, questo pomeriggio una bella manifestazione, perché la cultura all'interno di un istituto penitenziario è importante, no? Antonio Giuliano è qui, non manchi mai quando ci sono queste iniziative così interessanti. No, beh, diciamo che io sono venuto qua un mese fa perché ho portato in scena qui nel Teatro di Re Bibbia la commedia Roma si nasce, e allora in quell'occasione i ragazzi mi hanno chiesto, insomma, dice, perché non viene a presentare questa cosa, visto che poi adesso ricorre un anno. Insomma, da quando è stata fondata poi questa associazione. Beh, la cultura, diciamo, in un penitenziario è una cosa insomma, diversa, no? Perché poi alla fine si pensa sempre, insomma, magari ai detenuti che stanno qua dentro e che non fanno niente, quindi tutto ciò che è cultura è tutto ciò che poi alla fine dà a loro la possibilità, no, di non pensare a dove sono, e quindi magari scrivere delle poesie o scrivere dei racconti magari gli dà possibilità anche di uscire un attimo da qua dentro con la testa, quindi con la mente. Io ho detto subito di sì, questa è diciamo che la settima volta che io vengo qui, alla fine mi sono fatto 2 mesi anche io, perché sto sempre qua. Antonio Giuliani, oltre ad essere un grande attore di teatro, ma non solo, regali anche tanti sorrisi. Come si fa e come riesce a regalare sorrisi anche all'interno di un istituto penitenziario? Beh, guarda, devo dire che la comicità poi è sempre è per tutti, cioè nel senso che non è che poi c'è un tipo di pubblico che magari alcuni possono ridere su delle cose e altri su altre battute. Però devo dire che io tutte le volte che sono venuto qui c'è stato sempre un grande riscontro, e la difficoltà di venire poi a fare uno spettacolo comico all'interno di un penitenziario è quello che poi ti rispondono. Quindi su determinate battute c'è questa risposta. C'è l'interazione col pubblico. C'è l'interazione col pubblico, e quindi tu devi essere sempre pronto, anche se è un'interazione molto forte e molto diretta, perché diciamo che la maggior parte sono tutti romani, e quindi alla fine poi il romano ce l'ha proprio dentro questa cosa di fare la qui propria in veste di... Di presentatore, presenterò questa rassegna, insomma, dove ci saranno poi dei vincitori, ci saranno 3 vincitori per la poesia, 3 vincitori per un racconto e 3 vincitori per un quadro, che poi queste opere verranno messe all'asta, perché faremo un quadrangolare all'esterno del penitenziario con la mia squadra, la Nazionale Italiana Cabarettisti, con la Nazionale dei Giornalisti, e con una rappresentativa fatta tra detenuti e secondini, quindi è bella questa interazione. Infatti ho detto, mi raccomando, detenuti, non è che ci può essere un libero, cioè non è che uno quando fa a squadra dice tu sei libero, perché quello vai, comincia a correre, capito? E manco il portiere quando fa rinvio un po' di fuori. Senti Antonio, tu sì, che cosa pensi si possa veramente cambiare oggi all'interno della vita di un penitenziario, visto che hai detto ti sei fatto 2 mesi dentro quasi? No, beh, questa un è la po sesta di, volta che io vengo. Ecco, un tuo pensiero, che vorresti che si potesse poi domani cambiare all'interno di questa vita carceraria? Sicuramente cambiare è una parola grande, perché insomma è difficile, perché bisognerebbe vivere proprio all'interno per capire che cosa si può cambiare. Però queste iniziative non solo fanno bene a loro, ma fanno bene anche a noi, che dall'esterno magari immaginiamo sempre il detenuto come solo un detenuto, capito? Invece qui fanno tantissime attività e magari si possono cambiare delle anime, perché io l'ho già detta questa cosa in una mia serata: se uno ha la testa così, un detenuto, e magari non riesce a cambiarla neanche qui dentro, è così, non ci si può fare niente. Però sicuramente io ho letto una poesia di un ragazzo che descriveva la sua, veramente la sua pena, la sua ansia di essere recluso in un carcere e di, insomma,
e gli mancava tutto quello che c'era poi fuori. Quindi questa riflessione magari già forse può far capire, no? È già un successo. È già un successo, perché uno di questi ragazzi ha capito che poi fondamentalmente magari si sta meglio fuori. Giustamente poi è vero che sono tutti ragazzi che non hanno lavoro, la famiglia li ha cresciuti così, perché tanti sicuramente hanno fatto dei sbagli grandi, però tanti non gli si può dare la croce addosso, perché se tu c'hai una famiglia, ecco, già la situazione è difficile, difficilissima, dalla periferia, non c'è lavoro, non c'è niente. E questo ragazzo ha scritto questa lettera che mi ha commosso e non vede l'ora di poter uscire per cambiare. Poi sta la, a lui, la vita è a lui, sì, insomma. Però stanno cambiando molte cose. Poi questo, diciamo che non voglio chiamarlo un penitenziario modello, ma qui ci sono veramente tantissime attività che danno loro. È come un po' il malato, no? Il malato, io quando vado a fare un po' di comicoterapia negli ospedali, al bambino tu in quel momento gli fai la battuta o che ne so, che gli fai il giochetto da clown, gli fai dimenticare per un attimo la malattia. È un po' una medicina, insomma. È un po' da medicina. E anche in questo caso forse può fare. Eh sì, perché loro magari in questo momento, ecco, un'ora e mezza, no, hanno la possibilità di non pensare dove sono. Ti lasciamo allora la tua presentazione, complimenti ancora e a presto. Grazie, complimenti a voi, è stato un piacere, belle domande. No, te lo dico, perché di solito sono sempre quelle banali. Grazie. Grazie a te. I took off.